Ci troviamo in località Reggio Modena ed esattamente qui all'Hospice Via delle Stelle, una struttura dove la cura palliativa diventa veramente importante per i malati terminali. Tra poco la conferenza stampa di una manifestazione che si terrà sabato 21 alle ore 10 presso il Liceo Artistico Mattia Preti di Reggio Calabria, perché l'arte sposa la solidarietà. L'arte a servizio della solidarietà attraverso un'asta di beneficenza di opere, circa 35, di affermati artisti che hanno donato una tela, una scultura, una fotografia affinché si possano raccogliere fondi per mantenere viva questa struttura, questo centro residenziale di cure palliative, Hospice Via delle Stelle. Secondo me, per una struttura come questa, proprio per la missione della struttura, avere tanta gente che ci sta a fianco, è fondamentale anche questo per la nostra sopravvivenza, proprio perché ritengo che avere l'attenzione per il malato terminale, il malato che è inguaribile, è curabile, noi lo diciamo, però è inguaribile, questo significa avere, ecco, un grande senso di civiltà e l'attenzione verso il più debole, verso il più fragile, che è segno di grande civiltà. Comunque non voglio prendere tempo con la presentazione della manifestazione che ha un grande valore sia artistico che umanitario, perciò cedo la parola al professore. Grazie, siamo felicissimi di dare una mano a questa realtà cittadina che profonde le sue forze verso una categoria di ammalati che effettivamente non hanno altre risorse se non quelle dell'assistenza familiare e quella dell'assistenza di questa struttura che è pregiata e pregevole. Certo, noi come Associazione Studi Templari abbiamo tra le nostre, nel nostro programma abbiamo la beneficenza. La beneficenza è un aspetto veramente che riempie l'animo di chi riesce a farlo in maniera totalmente gratuita senza avere un ritorno. E noi, grazie a Dio, non abbiamo bisogno di avere se non un ritorno che è quello di nostro Signore Gesù Cristo. L'iniziativa parte da un dialogo che abbiamo avuto con tutti i soci durante una riunione che riguardava prettamente gli aspetti sociali della nostra associazione, che è quello degli studi medievali. Noi studiamo storia medievale e abbiamo nel nostro intendimento anche di creare dei percorsi nel nostro territorio di personaggi storici che hanno calcato effettivamente e fisicamente quella che è la geografia del nostro territorio. Quindi ci vedrete anche in altre occasioni parlare di San Bartolomeo di Trigona, che è ad esempio il nostro titolo associativo, e San Bartolomeo di Trigona è un santo che è nato nel 1050, dà lustro a quello che è l'aspetto templare dell'Italia meridionale. L'iniziativa parte come sono partite tante iniziative che sono state fatte nel 2016, quale quella di dare un aiuto ai terremotati tramite la diocesi e quindi la Caritas diocesana, per tramite del nostro parroco che è Don Pino Sorbara, che ci guida spiritualmente. Altri piccoli aiuti abbiamo dato anche a soggetti che vivono in
condizioni di reale vigenza e il nostro obiettivo è proprio quello di poter dare sollievo a chi soffre e in questo caso dare un aiuto all'hospice credo che è stata una scelta quasi obbligatoria. Un ringraziamento va sicuramente al professore Livoti, che a cui poi daremo la possibilità di darci qualche indicazione come intenderà portare avanti l'asta. E professore Livoti, dovete sapere che non dà la sua disponibilità quasi a nessuno se non per fatti puramente caritatevoli o di vera beneficenza. Quindi lo ringrazio in maniera particolare per la fiducia che ci ha apportato e quindi un altro ringraziamento sicuramente va al dirigente professore dottore Albino Barresi, che ci accoglie nella sua struttura e darà la possibilità a chi parteciperà all'asta, ai visitatori, di visitare il museo che loro stanno allestendo ancora, il Museo Frangipane, dove che ospita le ceramiche della Biennale. Poi loro ne parleranno in maniera più approfondita e più accurata. Io ringrazio tutti per l'aiuto che ci è stato dato, in maniera particolare ai soci della mia associazione che mi sostengono e che io sono un semplice portavoce nella cristiana appartenenza. E quindi ringrazio ancora, lo devo sicuramente sottolineare, il professore Palmieri, il professore Pino La Barbera, che hanno organizzato, allestito e preparato la brochure e il manifesto, hanno dato una mano per la raccolta, una grossa mano per la raccolta delle opere che sono state donate da tantissimi artisti in erba, artisti giovanissimi che frequentano l'Accademia delle Belle Arti, artisti già affermati che sicuramente non hanno avuto remore a consegnarci nelle nostre mani le loro opere, perché voi sapete benissimo che gli artisti sono molto 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 gelosi delle loro opere. Che dire ancora? Il professore ci ha ringraziato per questa iniziativa, io ringrazio lui per la sua totale dedizione a questa struttura e per tutto quello che insieme ai suoi collaboratori fa per la cittadinanza di Reggio Calabria e oltre la cittadinanza. Grazie. Volevo, scusatemi, aggiungere, prima di passare la parola al professor Rivoli, aggiungere che noi come ospice accettiamo qualsiasi evento, qualsiasi iniziativa, perché in questo siamo poco seri, però la cosa che ci fa più piacere sono tutte queste iniziative a carattere artistico-culturale, non perché dobbiamo fare un po' gli sportivi, ma proprio perché riteniamo, questo ce lo devo dire, aiuto tutto lo staff che mi circonda, della dottoressa Bordella, del direttore sanitario, la psicologa, la dottoressa Vino, la dottoressa Turia, ecco che in questi ultimi 2 anni abbiamo dato un'impronta un po' diversa anche a quello che è la Fondazione e quelli che sono le richieste della Fondazione. Cioè l'aspetto culturale è stato particolarmente curato. E l'aspetto culturale all'interno dell'ospice, che è una cosa secondo me molto bella perché
ci dà varie possibilità, oltre a quello di garantire veramente a tutti i malati, anche ai malati terminali, la possibilità di avere dei momenti come può essere lo spazio di produttura o il concerto in office. E l'ultima data di queste iniziative è stato lo spazio teatro. Abbiamo avuto non più di una settimana fa proprio qui un artista che è stato Carmelo Gallo, non sono sicuro sul Carmelo ma sicuramente sul Gallo, che ha fatto un'esibizione da solo, che è stata una cosa veramente eccezionale, io questo volevo sottolineare, è stata veramente di una bravura e di una professionalità incredibile, veramente ha lasciato tutti i marchi particolarmente impressionanti. E abbiamo avuto anche da questo spazio teatro un grandissimo successo proprio all'interno della struttura, proprio perché queste iniziative sono fondamentali anche per dare un senso di comunità al nostro lavoro, ecco perché molto spesso io mi rendo conto, anche se io non ho nessun ruolo sanitario all'interno dell'ospedale, mi rendo conto che il tipo di lavoro, il tipo di malati è estremamente frustrante per tutti gli operatori. Scusate per questa... Prego, passo la parola al professor. Buongiorno a voi tutti. Io devo dire innanzitutto questo. Io quando ho accettato non l'ho neanche detto né al presidente D'Agostino, che ringrazio, né alla dottoressa Salvaggio, che è stato un po' il mio gancio in questa situazione. Io ho detto subito sì, perché ahimè anche io, insomma, con la perdita di mia madre in 3 mesi so quello che vuol dire, quindi anche io tra virgolette in casa ho creato un hospice domestico, quindi sapendo quello che è un hospice domestico probabilmente il senso del volontariato aggiunge, no, quel modus operandi che solitamente Le Muse, diciamo, ha sposato pochissimo. In circa 20 anni di attività credo che questa sia la terza volta che in un certo senso sposiamo l'idea di una beneficenza fattiva e attiva, non perché la beneficenza non ci piaccia, però ecco, secondo me, ecco, la beneficenza bisogna farla nel contesto giusto, nel posto giusto, e probabilmente se l'aiuto è vero e autentico, probabilmente questo è il contesto che serve. A parte, ecco, questa collaborazione dei Lions, dei Givanis e dei Rotary, che sicuramente, ecco, dimostrano uno spirito di servizio diverso da quello che è un po' il mio, dove c'è una politica culturale tra virgolette movimentata, in progress, però con lo stesso movimento e con la stessa identificazione artistica che probabilmente mi accompagna da 20 anni e che mi porta anche a conoscere magna parte di questi artisti che hanno aderito, e ahimè quanti altri artisti appena si è saputa la notizia hanno contattato sia voi che anche me stesso, insomma, per sapere come mai diciamo questa formula, quindi probabilmente potrebbe essere un proseguio continuo, perché abbiamo avuto tantissime richieste. Ma io ho avuto almeno una 50 di contatti, soprattutto dalla Ionica, perché probabilmente diciamo, si è saputa la notizia, si è diffusa anche tra gli artisti, quindi non è stato escluso nessuno, ma è stato circoscritto a quel periodo di consegna che qui al presidente D'Agostino è stato fatto. Quindi subito ho detto sì, perché conosco da quello che fa, ecco, il nostro presidente, il dottore Travale Lombardo, e quello che è, insomma, anche il sacrificio che bisogna fare per portare avanti una struttura del genere, che tra l'altro quando uno l'attraversa anche con la macchina rappresenta un po' uno di quei luoghi a volte inaccessibili, cioè, ecco, crea questa cortina di ferro, permettetemi il termine, perché spesso abbiamo anche delle ritrosie. Il primo sono stato io oggi, sono entrato per la prima volta e vi devo dire la verità, non dicevo in ascensore, mamma mia, ecco, mi sentivo molto in apprensione. Comunque al di là di questo, si diceva, ecco, gli artisti già qui in sala, c'è Pino La Barbera, docente dell'Accademia, che conosco, anche il professore Palmeri che
conosco, ormai sono delle istituzioni, non dell'Istituto d'Arte, ma del liceo artistico, come si chiama ora, giusto, preside Barresi, che insomma sta facendo diventare questo liceo artistico, questo polo museale, no, dedicato al frangipane. Noi sicuramente cercheremo di creare un'asta di beneficenza a rialzo, perché la nostra finalità è quella di battere cassa, giusto Presidente? Non è tanto di vendere una barbera, giusto un cusso, perché quello lo possiamo fare in altri contesti e ci potrebbe anche fare piacere. Però sicuramente faremo questo criterio, cioè creeremo una base d'asta che è univoca per tutti, in modo da non squilibrare le varie parti, fermo restando che, come diceva il dottore D'Agostino, la cosa molto bella è che convivono dei maestri della nostra città, del nostro Mediterraneo, artisti che hanno fatto grande un po' la nostra pittura, però ci sono anche queste nuove generazioni che innestano insomma il nuovo che avanza, quindi dimostrando che l'arte, come dico sempre io, è intellegibile. Se non è intellegibile vuol dire che insomma non c'è comunicazione, quindi speriamo che il bacino di utenza sia un bacino di utenza elevato, che abbia anche potere d'acquisto, perché anche quello è la nostra finalità, perché dobbiamo cercare di... noi ce la metteremo tutta. Io credo che sarà un giorno importante, perché si coglierà quella che è la produzione artistica in toto, dal bellissimo liceo alle opere degli artisti, a quello che è il senso della donazione, perché solo donando, però donare dove serve, questo è il secondo me il senso di questa manifestazione e di questo evento. Quindi cercheremo insomma di riportare, io parlo sempre di quella cultura vera e autentica. Se non c'è quello, credo c'è speculazione, e noi non siamo per una speculazione, come posso dire, tanto per fare, ma noi vogliamo speculare per l'ospice. Quindi con questo messaggio ci vediamo sabato prossimo, grazie a voi. Che dire, dopo tutto quello che avete detto c'è poco da aggiungere. Intanto vi ringrazio per averci coinvolto anche come istituzione scolastica. Per la verità noi già da qualche tempo ospitiamo anche un concorso dell'anno, quindi diciamo c'è già presso anche gli studenti questa cultura, diciamo, di approccio al dono, alla donazione, quindi mi sono veramente appassionato quando mi avete parlato di questa cosa, perché ho detto l'occasione è buona per cui la scuola si apre veramente a quest'idea del territorio, cosa che io sto facendo almeno da 3 anni, perché mi pare che spesso, ce lo siamo detti anche col dottore, con la moglie eccetera, tante cose che abbiamo non le conosciamo tra di noi, ed è un peccato onestamente, però in città spesso non si sa che c'è questo, che c'è questo, ho detto con forza non sapete che noi stiamo costruendo il museo frangipane, dice ma come? Eh sì, perché tante volte o il messaggio non passa, come diceva il dottore Livotti, o la comunicazione non c'è, oppure siamo un po' presi dal nostro quotidiano, non riusciamo, ecco, quindi a parte diciamo l'idea principale che chiaramente noi condividiamo e sponsorizziamo in toto, l'idea su Milano insomma e sociale, ci sarà l'occasione sicuramente anche di dare un contributo diciamo particolare, che è quello appunto dell'ala museale che stiamo affrontando, anche la possibilità a chi viene di vedere che la città offre questo e offre altro, cioè una città ecco, multicolore, diciamo così, no? Quindi noi vogliamo vedere questo bicchiere mezzo pieno, lo dobbiamo poter vedere e anche offrirlo a coloro che verranno, per cui assolutamente mi trovo d'accordo tutte le considerazioni, trovo d'accordo le considerazioni che voi avete espresso, e noi, come dire, in prima battuta la passiamo anche come considerazione ai nostri studenti, perché devono anche loro percepire che quando ci muoviamo non ci muoviamo soltanto ecco, per fare le iniziative perché c'è la persona che ci interessa, ma c'è proprio l'idea da portare avanti, l'idea di anche il confronto e soprattutto anche la conoscenza di certe realtà come la vostra, che è una realtà chiaramente con un suo spessore anche dal punto di vista sociale, deve essere presente per gli studenti che poi saranno i nostri cittadini, e questa è l'idea che io passo insomma da anni con i docenti, cioè spesso tante iniziative le facciamo perché dobbiamo passare queste idee, perché altrimenti saranno, come dire, cittadini che sono avulsi dal contesto. E io lo dicevo anche ieri a proposito di un orientamento che stiamo facendo per l'alternanza, ho detto ragazzi, il problema non è soltanto
avere l'obbligo morale e giuridico di rispettare alcune norme che purtroppo ci sono, no? E il discorso è che certe cose si fanno anche in funzione di quello che sarà il vostro futuro, l'approccio al mondo del lavoro, la conoscenza del sociale, eccetera. Quindi questa ben venga come iniziativa, diciamo, siamo assolutamente a vostra disposizione dal punto di vista quello che possiamo, dal punto di vista culturale, dell'immagine del patrimonio, perché credo che deve essere un patrimonio comune sapere che una realtà come la vostra, quindi grazie anche all'Associazione per il Dottor D'Agostino, possa avere un suo contesto anche di riferimento, una sua cassa di risonanza che può essere anche la scuola, va bene? Quindi grazie. Devo dire che a noi fa molto molto piacere entrare quando abbiamo avuto anche altri plessi scolastici e anche strutture che ci hanno aiutato come il De Amicis. Fa molto piacere, anche perché riteniamo che qui da noi è importante la cultura della vita, ma la cultura della vita, cioè, riteniamo che la morte fa parte della vita e anche i ragazzi, purtroppo in questo tipo di società in cui la morte viene cancellata come tutte le cose brutte, anche i ragazzi devono essere preparati, devono sapere che cos'è la vita e che cos'è la morte. Quello che noi cerchiamo di garantire qui è dare una dignità alla vita nell'ultima fase, ma una dignità alla morte principalmente. Io vengo da un'esperienza ospedaliera, ecco, di trentennale, e mi rendo conto, ho visto purtroppo tante persone in ambito dell'ematologia, tante persone vivere la loro fine in ospedale, e mi rendo conto che grande differenza c'è tra una struttura ospedaliera e l'ospedale, che cosa significano effettivamente le cure palliative. L'ho toccato veramente con mano quando ho avuto anche amici o parenti che sono venuti qua in hospice. Questo secondo me va proprio per quello che si dice, cioè che in città molto spesso noi ci scontriamo con questo atteggiamento, con che l'ospice è il posto dove si va a morire. L'ospice non è il posto dove si va a morire, l'ospice è il posto dove si esalta la dignità della vita nei suoi aspetti finali e forse gli aspetti migliori, con le cose che io di bello ho visto qui in ospice, molto in molte altre strutture non le ho viste. Questo è una cosa in cui noi, tutti gli operatori e chi lavora, anche tutto il consiglio di amministrazione, è una cosa in cui crediamo, e questo è quello che ci fa andare avanti. Io vi ringrazio, volevo chiedere al signor Salvaggio se vuole aggiungere qualcosa, se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, e poi abbiamo ecco, nell'ambito di queste attività diciamo culturali che l'ospice sta cercando di portare avanti, daremo omaggio del nostro Edge Magazine, che è il nostro periodico trimestrale o quadrimestrale. L'ultimo è stato proprio fatto in occasione della mostra fotografica che abbiamo organizzato, che è stato un grosso successo proprio per non solo per la gente che è venuta a vedere lì la mostra fotografica al Castello, ma anche per tutti gli eventi che sono stati organizzati di grandissimo spessore e anche con un grosso riscontro di pubblico e di gente che è venuta a vedere. Vi ringrazio tutti, se non ci sono altri, grazie. L'hospice, una realtà positiva che incontra un'altra realtà fruttuosa della città di Reggio Calabria, il liceo artistico dirigente Barresi. Come si inserisce tale iniziativa? Allora, abbiamo avuto estremamente piacere di questa possibilità di dare una mano a questa iniziativa dell'associazione del dottore D'Agostino, in funzione di cercare sul territorio una via virtuale e sociale a queste realtà che spesso non vengono conosciute dai cittadini. Abbiamo visto che c'è la possibilità nella nostra sala museale di dare corpo a questa iniziativa sociale, che è molto interessante. C'è il coinvolgimento di artisti reggini che daranno gratuitamente delle loro opere, e verranno queste opere vendute e il ricavato verrà dato naturalmente in funzione di questa iniziativa sociale. Credo che è un'occasione bella
anche per le istituzioni scolastiche, di passare questo messaggio ai propri studenti e anche alla città, quella di far capire che siamo insieme in questa lotta della solidarietà, in questa esigenza che abbiamo tutti di riconoscerci verso dei valori. Il Museo Frangipane è una realtà che si sta realizzando in parte, quel giorno probabilmente si potrà vedere qualcosa, no? Attinente proprio alla nuova creazione di questo polo museale. Allora, devo dire che il Museo Frangipane è quasi completo, si potrà vedere tutto, nel senso che le opere sono già state collocate, mancano naturalmente dei dettagli di carattere, come dire, estetici, che sono le targhette, le tende, che sono le telecamere, perché ci sono delle opere stupende che ormai sono diventate patrimonio nazionale, per cui sarà un'occasione anche per i visitatori che verranno di vedere cosa c'è in città e cosa c'è in questa scuola. Il dottore Tramani Lombardo, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Hospice Via delle Stelle. Dottore Tramani, questa realtà è una realtà importante che va sostenuta. Sì, è una realtà importante per il ruolo, unico che lei svolge non solo in città ma in tutta la provincia. Va sostenuta proprio perché le esigenze della cittadinanza e di tutta la provincia sono sicuramente superiori a quelle che possono essere il nostro attuale lavoro, nel senso sappiamo che i bisogni della popolazione sono maggiori e noi riusciamo a soddisfare solo una piccola parte delle necessità. Proprio perché, tra l'altro, questo anche il Ministero della Salute, così come la Regione Calabria, sono coscienti, ecco, che il numero dei posti letto, il numero dell'assistenza domiciliare in hospice è sicuramente inadeguato alle necessità della popolazione. E a parte questo, ecco, abbiamo delle difficoltà oggettive, ecco, proprio nella gestione dell'hospice, sia per un fatto culturale sia per un fatto di tipo organizzativo e gestionale. Fatto culturale proprio perché quello che noi come fondazione stiamo cercando di rompere in questi anni è proprio il concetto che in hospice si viene per morire, non è questo il concetto. Il concetto è che in hospice si garantiscono le cure palliative. Che cosa sono le cure palliative? Sono non cure inutili come molto spesso si ritiene, ma sono le cure che vengono dal latino pallium, cioè il mantello, cioè le cure che investono globalmente la persona umana, cioè non è solo l'aspetto sanitario che noi curiamo, ma anche l'aspetto psicologico, l'aspetto sociale, l'aspetto spirituale, diciamo che andiamo a coprire tutte quelle che sono le necessità del paziente, in questo senso vengono considerate palliative. E le cure palliative sono sicuramente un qualche cosa di molto impegnativo sia da un punto di vista relazionale che da un punto di vista umanitario, per cui l'aspetto sanitario molto spesso non è il principale in questo tipo di approccio terapeutico. Devo dire che noi come fondazione, in questo ringrazio l'Associazione Le Muse, così come l'Associazione Templari, così come il Liceo Artistico Frangipani, che hanno organizzato quest'asta di beneficenza per sabato prossimo proprio all'Aula Magna dell'Istituto d'Arte Frangipane. Per inciso mi dispiace di non poter esserci perché ho un altro impegno, devo essere fuori Reggio ad Ascoli Piceno per una riunione dell'Unitalsi a cui non mi posso sottrarre. Devo dire, li ringrazio proprio perché affrontare il discorso dell'hospice curando l'aspetto culturale, l'aspetto artistico della vita umana, secondo me è fondamentale. La Fondazione proprio in questi anni ha curato particolarmente questo aspetto della vita. Per vari motivi, sia perché noi riteniamo, ecco, che questi aspetti culturali e artistici devono essere curati anche nei momenti finali della vita, proprio perché sono fondamentali, proprio sono valori della vita e devono essere curati in qualsiasi momento della vita, sia perché ecco, gli spazi musicali, così come gli spazi di lettura, così come recentemente lo spazio teatrale garantito da Miriam Guinea e da tanti artisti che ci hanno assistito e ci continuano ad assistere, garantiscono anche un momento di distrazione
per i pazienti, per i parenti, per gli operatori che lavorano qui all'interno dell'ospice, garantendo anche un momento di comunità che è importante proprio per il tipo di lavoro che viene fatto. Noi questo aspetto artistico culturale, come dicevo, lo stiamo curando particolarmente proprio perché crediamo fondamentalmente che i valori della vita devono essere garantiti fino alla fine della vita. La dignità della morte si garantisce proprio in questa maniera. Io vengo da un'esperienza, mi stoppi quando mi devi stoppare, perché vengo da un'esperienza trentennale in ospedale, mi sono reso conto che cosa significa arrivare alla fine della vita in una struttura ospedaliera o in una struttura come questa dell'ospice, e ho visto delle cose bellissime, meravigliose qua in ospice, da un punto di vista umano, da un punto di vista emozionale direi, ecco, che in ospedale non si possono vedere perché non c'è questa attenzione verso questi aspetti della vita. Le volevo chiedere, utilizzando i microfoni di Merito TV, il canale 817, un appello che vorrebbe fare per l'hospice generico. Io vorrei, ecco, che soprattutto le istituzioni si rendessero conto di quanto è importante questo aspetto sanitario. È importante perché noi abbiamo, ecco, proprio per le nostre forze abbiamo delle limitazioni. Noi avremmo, lì a Merito ad esempio c'è il dottore Iaria con l'oncologia che curano questo aspetto anche delle cure palliative, ma avremmo la necessità di poter operare su tutto il territorio della provincia, cosa che non possiamo fare perché sia per una questione di mezzi economici, ma soprattutto per questo, perché la formazione degli operatori, dei nostri operatori, è qualcosa che ci garantirebbe anche la possibilità di andare oltre quelli che sono i limiti territoriali, però per una questione economica, per una questione di impegno, di organizzazione, questo non possiamo farlo. L'obiettivo principe della Fondazione in questi anni è stato quello proprio di riuscire a cercare di garantire le cure palliative a tutti quelli che ne hanno bisogno, e in questo, ecco, l'appello soprattutto alle istituzioni che capiscono il ruolo delle cure palliative, il ruolo, ecco, che l'hospice svolge in questo senso e che è diverso da quelle che possono essere altri tipi di assistenza domiciliare, proprio per alcuni aspetti a parte sanitari, ma anche gli aspetti psicologici e gli aspetti umanitari che vengono garantiti dalle cure palliative. Presidente dell'Associazione Studi Templari San Bartolomeo di Trigona, il dottore D'Agostino. Presidente, finalmente un avvenimento che coniuga la solidarietà all'arte. Siamo dentro una struttura che è un presidio in cui la vita ha un'ideale continuità attraverso quelle che sono le cure palliative. Sì, grazie a Dio, dopo una riunione che c'è stata all'interno della nostra associazione, dove per noi è naturale studiare e leggere storia medievale e confrontarci, nasce questa iniziativa, perché nel nostro statuto c'è proprio la parte caritatevole. Era necessario individuare l'ente beneficiario e unanimemente abbiamo pensato all'hospice, perché l'hospice è una realtà nella città di Reggio Calabria. Purtroppo accoglie dei malati terminali, ma danno quello che è giusto dare a questi malati, che è prima di ogni cosa l'umana assistenza, quindi prima l'aspetto umano, dopo le cure palliative. Questo è sicuramente cosa di merito, e quindi noi abbiamo pensato di organizzare questa asta di beneficenza coinvolgendo anche lei, professore, che darà quindi la sua piena professionalità, che è riconosciuta da tutti, per condurre nel miglior modo possibile, dal momento che conosce tantissimi artisti che ci hanno donato questi quadri, queste opere, in maniera del tutto
molto gratuita, con lo spirito vero della cristiana beneficenza, e speriamo di ricavare più possibile da dare a questo ente beneficiario della nostra iniziativa. Ecco, grazie.